Buongiorno a tutti. Navigando in rete tra social, forum, siti vari, vedo che pochi hanno le idee chiare su come un disegno di legge, e in questo caso mi riferisco al 735 sulla riforma di separazione affidi, diventi legge nel nostro ordinamento. Proverò allora a dare una spiegazione tecnica necessariamente semplificata, in modo che si abbia un'idea sui tempi di approvazioni e sulle altre questioni collegate. Il progetto di legge del senatore Pillon ad oggi è stato assegnato a una commissione ristretta, la commissione giustizia, per un esame preliminare. Nella commissione sono rappresentati proporzionalmente i gruppi politici già presenti in Senato. Al termine dei suoi lavori, la commissione presenterà all'Assemblea il progetto di legge con una relazione approvata a maggioranza. Se la minoranza della commissione non fosse d'accordo con quella relazione, può presentarne a sua volta appunto una relazione di minoranza. Il Presidente del Senato a questo punto mette a calendario la discussione della legge. I senatori avranno a disposizione il testo e la relazione o le relazioni della Commissione. Lì incomincia il voto, articolo per articolo e poi nel complesso. In quella fase i gruppi politici possono presentare emendamenti, ossia modifiche al testo di legge. Ogni emendamento viene valutato e votato e questo meccanismo viene usato spesso dall'opposizione per rallentare l'iter. Si presentano migliaia di emendamenti, magari anche solo per cambiare una virgola, così la legge resta ferma lì per molto tempo. Ci sono però ovviamente meccanismi per evitare questo tipo di ostruzionismo. Una volta approvata a maggioranza al Senato, il testo di legge, che sicuramente già a quel punto sarà molto diverso da quello iniziale, va alla Camera dei Deputati, dove segue lo stesso iter, analisi e relazione in commissione ristretta, discussione, emendamenti, voto in aula. Le parti eventualmente cambiate alla Camera devono poi essere per forza approvate anche al Senato. E se in quel secondo esame ci sono ulteriori emendamenti, quelli vanno di nuovo portati all'approvazione della Camera. Ping pong può andare avanti a lungo, in gergo si chiama navetta ed è il motivo delle lungaggini del nostro sistema per far approvare una legge dal Parlamento. Quando Camera e Senato approvano finalmente lo stesso testo di legge, allora questo va sul tavolo del Presidente della Repubblica, che ne controlla la costituzionalità e la sostenibilità economica. Se è tutto ok, la promulga, ossia dà l'ok definitivo. A quel punto la legge viene pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore nel giro di 15 giorni. Chiarito così il percorso, si può rispondere a una delle domande più frequenti: quando entrerà in vigore la legge Pillon? È evidente che non sarà breve, ci vorrà del tempo, parecchio tempo, anche perché il Parlamento non discuterà solo quella proposta, ma decine di altre contemporaneamente. Tantomeno alla fine del percorso il testo sarà uguale a quello che è oggi, ossia probabilmente verrà significativamente modificato. Nel nostro ordinamento esistono formule più rapide per far passare una norma nuova, per esempio il decreto-legge, ma anche quelle hanno i loro vincoli e i loro limiti. Ma la vera domanda è: c'è davvero così fretta di vedere approvata la proposta Pillon? Ne ho parlato diverse volte sul mio blog, spezzettando in diversi articoli un punto di vista che ora vorrei esprimere in modo più organico. Il DDL 735, a mio avviso, ha due grandi meriti: quello di aver posto all'ordine del giorno un tema che attendeva di essere affrontato da 12 anni e quello di aver introdotto in una proposta di legge il tema dell'alienazione parentale. Sul resto la legge potrebbe decisamente fare di più per garantire ai minori i loro diritti, che poi è uno solo, il diritto alla bigenitorialità. Bene, se lo Stato italiano intende acquisire pienamente tale diritto nel proprio ordinamento, non ha senso indulgere in mediazioni preliminari lunghissime e defatiganti quanto un procedimento giudiziale, sebbene meno costose. Lo Stato, tramite i giudici, dovrebbe fissare quindi il principio: un figlio ha diritto di ricevere cure da entrambi i genitori in piena parità, dunque i genitori hanno il dovere di dargliele. Una buona legge imporrebbe a chi si separa, tramite sentenza, l'affido dei figli per 182 giorni all'anno ciascuno, senza se e senza ma. Una quota che poi può essere articolata nel modo più comodo dagli ex coniugi, e questo sì che può essere deciso in una fase successiva di mediazione, dopo la sentenza di separazione, così da andare incontro alle tante particolarissime e diversificate esigenze delle persone. Ma per intanto il concetto di bigenitorialità, parità dei tempi e modi di frequentazione, verrà affermato fin dal primo momento della separazione, magari integrato con più forti divieti all'allontanamento non concordato, più incisivi interventi contro l'alienazione parentale. In questo modo nessuna madre potrà più pensare di avere chissà quale diritto di preminenza come figura genitoriale,
E nessun padre potrà più pensare di potersi disinteressare della prole che ha messo al mondo semplicemente facendo qualche bonifico. Fare figli significa assumersi delle responsabilità a cui nessuno deve sfuggire e di cui nessuno deve abusare, perché di mezzo ci sono delle vite, c'è il futuro. A tempi pienamente paritari non può che corrispondere il principio del mantenimento diretto per le spese sostenute durante il proprio periodo di affido, facendo naturalmente a metà per tutte le altre spese straordinarie previste o impreviste che siano. Se uno dei due genitori è in condizioni economiche di difficoltà, non è l'altro a dover provvedere a una perequazione, ma a mio avviso è lo Stato, stabilendo incentivi fiscali alle aziende che assumano genitori separati, disoccupati e con figli, o incentivi all'imprenditoria, o ancora sussidi a termine finché il genitore non riesce a trovarsi un lavoro. Ma dove mai lo Stato potrà prendere le risorse per questo tipo di incentivi? Ragioniamo, nel momento in cui ogni genitore sa che separandosi non finisce in mezzo a una strada o impoverito, grazie all'intervento della comunità, e che potrà continuare ad avere cura dei propri figli, seppure in condizioni un po' rivoluzionate, verranno meno anche gran parte di quei motivi di tensione e conflitto che spesso trascendono, vanno oltre e si tramutano in sopraffazioni e violenze, da un lato e dall'altro, qualche volta sfociando anche in vere e proprie tragedie. Il sostegno dello Stato ai genitori separati in difficoltà rientrerebbe dunque in quel capitolo degli investimenti pubblici contro la violenza domestica, proprio come un'azione preventiva. Proprio in quel capitolo di bilancio si trovano le risorse finanziarie per questo tipo di interventi e sarebbero risorse ben spese, sicuramente più proficue di quelle consegnate alla cieca, ad associazioni rosa, antiviolenza o affini, privi di ogni trasparenza e professionalità, basate su una domanda che di certo è molto inferiore a come la si rappresenta, mentre il fenomeno dei genitori separati è in difficoltà, è concreto, vero, si può contare. Dunque, a mio avviso, ben vengano le lungaggini procedurali sul DDL 735, così com'è risolve poco o nulla, anzi si presta a numerose anomalie, che si aggiungerebbero a quelle già attuate sulla legge 54 del 2006. Chiaro, molti considerano il DDL Pillon come un filo d'aria fresca dopo 12 anni di asfissia, ma ci sono di mezzo dei minori, dei bambini, i figli. Non si può e non si deve accontentarsi di un compromesso al ribasso. Loro meritano il massimo, dunque occorre esigere il massimo. Mi auguro dunque che si facciano al più presto le migliorie che ho illustrato, magari trovando percorsi legislativi più rapidi ed efficaci, validi per l'oggi, per il domani e magari pure per le separazioni già definite in passato. Alla prossima!